Conte di Arundel. Philip Howard, morto nel 1595, martire e santo, conte di Arundel e del Surrey, condusse una vita di indifferenza e trascuratezza verso la sua religione. Poi fu convertito e divenne un cattolico fervente e coscienzioso. Nel 1585 fu imprigionato nella Torre di Londra e nel 1589 fu condannato a morte. La sentenza non fu eseguita, ma egli rimase in prigione fino a quando morì a 38 anni. Nell'arte è raffigurato con l'abbigliamento di un nobile elisabettiano, spesso accompagnato da un levriero. Il suo corpo è nella cattedrale a lui dedicata ad Arundel e nel 1970 è stato canonizzato come uno dei 40 martiri dell'Inghilterra e del Galles. Come sono possibili queste vite orribili? Commento. Alla forma coscienza di adesso appaiono orribili. Morire per la parte avversa della stessa religione. Ma per la forma coscienza di allora erano vite eroiche.